Signore e signori, buonasera, siamo al palazzetto dello sport di Masnago dove fa decisamente freddo e lo testimonia anche la maglietta della salute che porta sotto la maglia ufficiale Pat Cummins che abbiamo visto poc'anzi. Fa decisamente freddo poiché a causa dei lavori di ampliamento di questo palazzetto, lavori che sembrano non terminare mai, il riscaldamento non è ancora stato predisposto. E in queste condizioni Antifurti Ranger e Libertas Livorno stanno per affrontare la settima giornata del campionato. Ecco la squadra di Giancarlo Sacco che sta per entrare, vediamo Francesco Vescovi, Massimo Lucarelli che va a dar la mano ai due fischietti di questa sera che sono Zeppilli e Tullio. I quintetti schierati dagli allenatori Di Vincenzo, qualche volta saremo indotti all'errore. Di Vincenzo manda sul parquet Forti con il numero 20 a sostituire Anthony Jones, squalificato per due giornate dopo l'incidente che ha avuto a Reggio Calabria contro Matteo Lanza. Naturalmente playmaker con il numero 10 Fantozzi, il centro Flavio Carrera. In ala abbiamo Alberto Trut con il numero 7, il secondo lungo è Flavio Carrera da Bergamo con il numero 14. Varese gioca con il quintetto che possiamo definire titolare, ossia Frank Johnson in posizione di playmaker, Cecco Vescovi e Riccardo Caneva. In ala sotto canestro Pat Cummins e Stefano Lusconi. Aldosson ancora una volta a commentare la partita con noi, mentre è Fantozzi alla prima conclusione positiva della partita. Aldosson, è una partita estremamente delicata, direi ancora una volta dobbiamo accennare a questo fatto per Varese. Sì, sai, adesso noi non possiamo più permetterci il lusso di regalare punti in casa e dobbiamo cercare di portare a casa i punti di questa partita perché le altre che ci aspettano sono sempre più dure. Canestro di Cecco Vescovi che ha recuperato un rimbalzo dopo l'errore di Stefano Lusconi. La chiave tecnica della partita, a tuo giudizio? Ma sai, la chiave tecnica, io continuerò a ripeterlo, che è la velocità. Se noi riusciamo a giocare sulla velocità, il ritmo che più ci aggrada, soprattutto contro una squadra che di lunghi è abbastanza fornita. Ha iniziato molto bene Livorno, intanto replica Riccardo Caneva, un canestro per entrambe le guardie, da due punti Fantozzi, da tre punti Andrea Forti, classe 1962 da Mestre. Vediamo Fantozzi chiamare lo schema, esce Alberto Tonuzzo il quale difende Riccardo Caneva, Joe Binion contro Pat Cummins, intercetta Cecco Vescovi, Frank Johnson a cercare di spingere il contropiede, va in slalom, scarica verso Cummins che non controlla. Ritiene che sia l'ultima partita di Cummins qua a Masnago? Ma dalle voci che si sentono circolare penso di sì, però sai, adesso penso che bisogna andare un po' anche con i piedi di piombo e non ricascare nelle ore di prendere un americano senza prima vederlo in azione. Senza provarlo qua a Varese nelle condizioni del campionato italiano e non in quelle del campionato americano? Nel campionato americano o anche in altri campionati come purtroppo è successo per Cummins. Sì, infatti Cummins proviene da Saragozza, dalla squadra spagnola dove ha giocato un mese e mezzo alla fine della stagione scorsa. Un'altra bella iniziativa di Riccardo Caneva, nel frattempo c'era stata un'inversione di palla a causa di un errore sulla rimessa di un giocatore della squadra giallo-blu. Dunque hanno interpretato correttamente le nuove regole Tullio e Zeppilli. Riccardo Caneva cerca lo spazio per il tiro, su di lui Joe Binion, Pat Cummins, è una difesa zona, intanto Flavio Carrera anticipa Stefano Lusconi, si mette a palleggiare lui stesso e dimostra buona attitudine in questo fondamentale 7-4, inizia in modo positivo la Libertas Livorno. Cerchiamo di leggere questa difesa che in questo momento del vero sembra a uomo con parecchi cambi, abbiamo visto Tonut passare su Stefano Lusconi che sbaglia la seconda conclusione della sua partita, 0 su 2 per Stefano. Andrea Forti, un semigancio, 4 i punti per la Ranger, 9 per la Libertas con questo giocatore a quota 5 personale quale top scorer dell'incontro. Ha iniziato in modo negativo Varese, ha sbagliato da sotto canestro e ha permesso dei facili contropiedi anche in transizione alla Libertas Livorno. Riccardo Caneva cerca di guadagnare posizione, Stefano Lusconi, un passaggio lob su di lui e commette fallo a giudizio di Zeppilli. Stefano, che avevamo visto da qualche secondo lottare in modo poco ortodosso. Sì, insomma, mi sembra che si sta, diciamo, rigirando quello che ho detto io prima. Mi sembra che stiamo veleggiando un po' troppo lentamente in difesa. Abbiamo subito anche due o tre contropiedi, cosa che a noi non deve assolutamente succedere, soprattutto contro una squadra, come dicevo prima, che
è lunga, perciò non è molto veloce come quella di Livorno. Ecco Carrera, Saverio Giobinio, un giocatore non molto quotato ma utilissimo, batte Pat Cummins che ancora una volta dimostra di essere alquanto legnoso sulle gambe. Due tiri liberi, dice Zeppilli, a favore di Giobinio. Un fallo per Rusconi, uno Cummins, due di squadra quindi per la Ranger, uno soltanto quello commesso da Andrea Forti per Livorno che allunga 10-4. Sullo sfondo l'arbitro Tullio, 2-2 per Giobinio. Fran Johnson che mantiene la maglietta della salute, mentre Pat Cummins, al quale accennavamo all'inizio della nostra telecronaca, se l'è tolta. Gli arbitri hanno cambiato, hanno variato il fischio rispetto al contatto precedente tra Rusconi e Carrera. Dunque primo fallo per Flavio Carrera, il numero 14 della Libertas Livorno. Ha qualche difficoltà a rimettere in gioco il pallone Ciacovesco, e poi Fran Johnson può impostare lo schema su di lui. Alberto Tonuti in una rotazione difensiva che ora vede Giobignon contro Pat Cummins, recupera rimbalzo Stefano, primo canestro per Stefano Rusconi, 11-6 dice il tabellone. Fantozzi contro Fran Johnson, c'era il blocco di Giobignon. Andrea Forti va a ricevere il pallone, schema numero 2, molto alto Flavio Carrera. Giobignon ancora una volta batte Pat Cummins e secondo fallo consecutivo. Immaginiamo che ora Sacco cambierà qualcosa in difesa. No, mi sembra che Cummins, giustamente come hai detto te, le gambe abbastanza legnose, perché subisce l'uno contro uno in modo incredibile, deve sempre ricorrere al fallo. Cioè qualcosa penso che bisogna cambiare a questo punto. Abbiamo visto un pensieroso Giancarlo Sacco, mentre Giobignon mantiene la sua percentuale perfetta dalla lunetta, 3-3, 12-6, quarto tentativo, 4-4, allunga Livorno 13-6. Ecco Cummins, una finta di tirare, poi Riccardo Caneva prende l'iniziativa, sta avendo anche scarse percentuali Varese, è un momento molto delicato, Forti potrebbe trafiggerla. Rimbalzo difensivo di Stefano Rusconi, Fran Johnson non spinge, Cecco Vescovi va in uno contro uno, forse c'era un fallo su di lui, fallo che viene fischiato ora da Alberto Tonut, 2 punti per Cecco e tiro libero supplementare. Meglio così, prima c'era un fallo, non è stato fischiato, adesso forse era un fallo un po' più veniale, meglio così. Tornando al discorso di prima, io penso dell'importanza della partita. È importante soprattutto per ritrovare quel carattere che alla squadra è mancata in questo inizio di campionato. Noi abbiamo bisogno di ritrovare quella fiducia che ci manca, e soprattutto con una prova positiva può rinascere. E poi bisogna riconquistare il pubblico di Varese, che a dire il vero, nonostante i timori della vigilia, ha corso abbastanza numeroso questa sera, vero Aldo? Intanto vediamo Forti che sta dominando. Sì, nonostante diciamo, la fase critica che sta attraversando la squadra, penso che il pubblico non sia mancato, anche se cioè, forse meritava diciamo, il pubblico delle grosse occasioni, nonostante tutto insomma. Ce n'è abbastanza insomma. Ecco Stefano Rusconi messo in movimento da Fran Johnson, riesce a dimostrare tutta la sua potenza in questa azione. Stefano Rusconi 10-15, ha rimontato qualche punto Varese. Fantozzi, Alessandro Fantozzi, bandiera della pallacanestro Libertas Livorno. Rimbalzo difensivo di Cecco Vescovi, Fran Johnson, già in difesa 5 giocatori per Livorno. Deve giocare ancora con difesa schierata. Varese che cerca di colpire con Riccardo Caneva, 0-2 per Riccardo. Dagli oltre 6 metri e 25, un fallo questa volta in attacco a Pat Cummins, è il terzo. Se questa è l'ultima sua partita, sta dando un cattivo ricordo al pubblico di Varese Pat. 4 falli Ranger, 3 Libertas Livorno, 14 prime, 48 secondi al termine. Carrera, Giobignon contro Gioca la Vita. Non è che le cose cambino moltissimo, mentre Carrera colpisce dalla distanza. Non cambiano moltissimo le cose in difesa per Varese, con Caravita al posto di Cummins contro Giobignon, un giocatore che sul piano dinamico è superiore ad entrambi i suoi contendenti. Cecco Vescovi, una finta, fallo di Tonut, buona azione di Vescovi che ha battuto in uno contro uno Alberto Tonut.
diciamo, l'uno contro uno, soprattutto quando è curato stretto, è diciamo, l'arma vincente di Cecco. Anche questa volta Tonuto ha dovuto trattenerlo per cercare di fermarlo. Ecco, Fran Johnson che non ha spinto sino ad ora come nella partita contro lo Scavolini. Sì, beh, io spero che forse sia questione, sia dato dal fatto che l'ambiente è un po' freddo e che la squadra debba scaldarsi, perché sennò finiamo intirizziti questa sera. Chi sta spingendo come un ossesso invece Alessandro Fantozzi, che qua a Masnago ha sempre dato dimostrazione di grande pallacanestro negli ultimi anni. Ecco, Fantozzi di spalle, un giocatore che forse meriterebbe la nazionale, vero Ossola? Insomma, tenendo conto di quello che c'è in giro, penso che potrebbe essere una pedina fissa dopo Bruno Monti. Eccolo in azione Fantozzi, non funziona il taglia fuori difensivo di Varese, che ha toccato per ultimo, dice Tullio con Ruscone. Un'inquadratura per Di Vincenzo, nuovo allenatore di Livorno, ha ricostruito una squadra fatta benissimo negli anni passati da Bucci, Alberto Bucci. Lo scorso anno grandi problemi con Andy Russo. Gioca la vita, la stoppata, riesce comunque Stefano Rusconi a costringere Alberto Tonut ad una infrazione di campo. Il gioco infatti riprenderà con una rimessa in attacco per Varese. Varese che ripropone Massimo Ferraiolo e lo vediamo. Abbiamo visto poc'anzi nell'inquadratura che ci ha proposto la regia. Sì, appunto, volevo dirlo anche prima, diamo il benvenuto al campionato a Massimo, ma soprattutto penso che possa essere molto utile in un momento del genere, in cui c'è Frank Johnson che ha dei problemi anche di salute, problemi fisici. Ricordiamo che Johnson è stato influenzato praticamente per tutta la settimana. Esatto, ma penso che poi serva anche per dare quel passo in più che ci vuole in certi momenti della partita, che lui riesce a dare, soprattutto per la difesa aggressiva e per il fatto di portare la palla velocemente in attacco. Meno 9 per chi attacca ora con Cecco Vescovi, che va a rimettere dalla posizione di ala. Stefano Rusconi a 3 metri di vantaggio, potrebbe tirare, una indecisione la sua di troppo. Fran Johnson, ma rimedia l'errore Cecco Vescovi, non abbiamo ancora colpito dalla distanza, hanno sbagliato sia Caneva che Johnson. Non so se dare la colpa anche a questo freddo, anche se il freddo purtroppo anche per Livorno. C'è anche per Livorno. Speriamo che possa cambiare. Adesso mi sembrava una timida bozza di difesa zona, vorrei vedere se viene confermato anche la prossima azione. Per giocare in movimento il semigancio, il suo movimento migliore, anche se ci ripetiamo con la stessa terminologia. E questa volta invece Flavio ci fa vedere un ottimo passo e tiro, un passo e tiro dei tempi di qualche tempo fa, insomma, dei pivot di 20 anni fa. Sì, beh, comunque è un passo tiro che fa sempre anche Stefano in attacco. La cosa brutta direi di questa sera è la difesa mi sembra che sia quando i livornesi vengono in attacco e penetrano, è come se penetrassero nel burro. Sono 10 ora le differenze quanto a punti tra le due squadre. Vescovi in palleggio, ancora una volta un attacco poco sciolto per l'Antifurti Ranger, che invece trova un'azione personale di gioca la vita a un giocatore che è destinato ad assumere un rilievo maggiore nella squadra, se, come ormai sembra certo, la società sceglierà di tagliare Cummins per prendere una guardia alla statunitense. Ancora Fantozzi a mettere in difficoltà l'avversario, il playmaker avversario. Zeppilli dice che Johnson ha colpito Fantozzi, che penetrava sul lato destro. Giobignon, ancora Fantozzi, esce veloce sul lato sinistro Andrea Forti, un ottimo taglio di Forti che ha ricevuto nella condizione ideale per colpire nella seconda volta in questa serata da 3 punti. Riccardo Caneva contro Forti, Riccardo con molta determinazione. C'è un po' di differenza tra la fluidità dell'attacco precedente della Libertas Livorno, che si è concluso con Forti al tiro in eccellente posizione, e la confusione di questo ultimo attacco di Varese. Se c'è confusione, non c'è, la palla non circola abbastanza velocemente, ma soprattutto che la differenza sia data dal fatto che loro difendono e noi non difendiamo molto bene.
Massimo vantaggio per Livorno, 27-16. Frank Johnson va in uno contro uno al centro dell'area, sale altissimo e sono i primi due punti per lui. Frank Lina Johnson, classe 1958, ancora Carrera, pallone in ala per Fantozzi che sta dominando il confronto con Johnson. Le guardie di Livorno stanno ammazzando la difesa di Varese, Varese che sta trovando soltanto un eccellente Cecco Vescovi. Sì, fino a questo punto direi proprio di sì. Comunque anche questa azione sta a dimostrare che noi se giochiamo in velocità qualcosa riusciamo a portare a casa. Però mi riattacco al discorso che se vogliamo vincere le partite dobbiamo soprattutto vincere le prime in difesa. Ecco Vescovi, ancora un'opportunità di azione da tre punti, sbaglia, abbiamo anche scarsissime percentuali della lunetta. Rimbalzo contatto a Jobignon, Fantozzi, Andrea Forti cerca di guadagnare la posizione, il tiro da tre punti, poi interviene su di lui in difesa Cecco Vescovi ed è quindi Fantozzi a chiamare lo schema. Il blocco di Carrera sul lato destro, Fantozzi va sul lato sinistro invece, in palleggio. Sale alto Fabio Carrera, la penetrazione, la stoppata irregolare di Gioca la Vita. Alessandro Fantozzi in lunetta, due falli per Gioca la Vita. 29-20, una partita sino ad ora dominata direi dal Libertas Livorno. Varese non è stata assolutamente in grado di imprimere la propria impronta in questi 9 minuti e 3 secondi che sono passati dal fischio iniziale. Giancarlo Sacco piuttosto perplesso, 1-2, più 10, 30-20, 30 punti concessi, e ritorniamo al discorso di prima, alla Libertas Livorno in meno di 10 minuti. In metà tempo, mi sembrano abbastanza, mi sembrano un po' troppi. Questa volta invece dobbiamo gioire per la bella azione in attacco, in velocità soprattutto di Varese con il passaggio di Stefano Sconi verso Gioca la Vita, già autore di 4 punti. Fantozzi, Bignon contro il numero 13 in maglia biancorossa, Andrea Forti allo spazio per penetrare, si arresta, una indecisione di troppo, poi Stefano Lusconi tocca per ultimo. Non deve arrabbiarsi Stefano perché non è riuscito a controllare il pallone. Ritorna in panchina vicino a Sacco e ad Armando Crugnola, perché come possiamo vedere Di Vincenzo ha chiesto un time out. Aldo Ossola, è così importante un allenatore in una squadra? Vediamo l'esempio di proprio della Libertas Livorno, grande con Alberto Bucci, in difficoltà con Andy Russo, ritornata grande con Di Vincenzo. Sai, torniamo al discorso che faceva ai tempi il nostro Nicolis, il nostro buon Nicolis. Lui diceva sempre che sono i giocatori che fanno grande l'allenatore. Sì, e io dico, sotto un certo punto di vista senz'altro questo è vero, però la presenza dell'allenatore, la presenza di un buon allenatore in panchina danno anche una grossa tranquillità ai 5 giocatori che sono in campo. E anche questo, sapendo che c'è un allenatore che ti dà questa tranquillità, accetti qualsiasi situazione ti propone lo stesso allenatore. Un gancio mancino di Carrera che sbaglia l'imbalzo difensivo di Stefano Lusconi, Frank Johnson, già 4 giocatori di Livorno in difesa, scarica Johnson verso Riccardo Caneva, deve ricucire la manovra offensiva Varese. Johnson chiama lo schema. Ancora in penetrazione, Frank Johnson, Stefano Lusconi, devia la palla che va a finire nelle mani di Alberto Tonut, uno contro uno di Tonut. Sbaglia Tonut, ma non c'è nessuno di Varese a recuperare la palla che poi è preda di Fantozzi. Rimbalzo difensivo di Cecco Vescovi, il pubblico fischia. Fallo per Tonut. Ed è il terzo per Alberto Tonut. Tra l'altro Tonut è stato compagno di squadra tantissimi anni fa di Riccardo Caneva in un'edizione della Nazionale Cadetti. Allora Tonut giocava a Trieste. Andreas Brignoli sul parquet al posto di Riccardo Caneva, mentre Zeppilli consegna la palla a Cecco Vescovi, poi Frank Johnson.
un cambio immaginiamo anche per Livorno. Infatti vediamo col numero 8 Donati, un'ala proveniente da Pavia, da Anabella, ora Ferretonic Pavia, anche se prodotto del vivaio di Livorno. Frank Johnson da tre punti, è un po' sfortunata Varese anche. Cecco Vescovi a saltare tre volte, Andrea Sbignoli un palleggio ed un canestro. Fantozzi, vediamo come si dispone in attacco su questo schema. Livorno in posta alto sia Bignon che Carrera. Bignon sul lato destro, fallo proprio di Brignoli. Controforti, forse Andreas è maggiormente in grado di contrastare Forti rispetto a Riccardo Caneva. Sì, poi soprattutto questa sera mi sembra molto determinato. Penso che possa anche dare un po' di carica ai compagni che mi sembrano un po' seduti in difesa. Compagni che hanno già esaurito il bonus. Carlo Sacco sta per assistere ai tiri liberi di Forti, gran tiratore che naturalmente non sbaglia da quella posizione. Mauro Di Vincenzo è soddisfatto. Ancora Andrea Forti, sino ad ora vero protagonista della partita, non ha risentito affatto dell'assenza di Anthony Jones. La Libertas Livorno 32-24. Il blocco di Stefano Lusconi. Frank Johnson dovrà andare ad un gioco a due con il proprio centro. Johnson contro Fantozzi, cerca la penetrazione, ma buona la difesa di Flavio Carrera. Ottimo lo scivolamento, almeno fino a un certo punto, di Cecco Vescovi, che poi non trova la coordinazione giusta. Ma eccellente la stoppata di Stefano Lusconi. Andrea Sbignoli. Gio Bignon, dopo un po' di confusione. Bignon, altro errore. Livorno sta perdonando un po' troppo a Varese. Sì, ma anche perché secondo me sta cercando troppo velocemente la situazione, il tiro. Anche nei due o tre palloni fa Fantozzi è andato a cercare un tiro da tre punti senza né capo né coda. E anche questa volta hanno recuperato fortunosamente, perché l'arbitro non ha fischiato fallo al giocatore livornese. Loro dovevano ritornare fuori, tanto più che penso che abbiano ricevuto dal loro allenatore ordine di giocare molto lentamente. Di conseguenza la soluzione veloce è controproducente per loro. 8 primi e 21 secondi al termine del primo tempo, già 3 punti per Andrea Sbignoli, ora a quota 4. Ha trovato maggiori equilibri in attacco Varese. Andrea Sbignoli contro Donati. Flavio Carrera parte dal pivo basso, cerca il semigancio Mancino e invece ci fa vedere ancora una volta uno scivolamento, movimenti da manuale, dobbiamo forse ripeterci, ma merita. Intanto gioca la vita, 6 punti, bravo Gio. Fantozzi 34-28, meno 6 Varese, che forse ci fa vedere una zona, chiama la difesa Frank Johnson. 1-3-1 in fondo, c'è gioca la vita, anche se ora stiamo vedendo Forti. Buono Cecco Vescovi. Frank Johnson rimedia, un buon palleggio, va dentro, due tiri liberi a favore di Frank Johnson. Qualcosa sembra essere cambiato. Sì, io penso che soprattutto quando la difesa uomo comincia diciamo a raffreddarsi, come o cominciata male, come è cominciata in questa partita, l'unica cosa sia dare uno stacco nel ritmo, cambiando difesa, passando all'1-3-1, che serve soprattutto per recuperare più palloni in difesa. Come ci ha insegnato Dan Peterson qualche anno fa. Sì, esatto, però insomma era fatta in un altro modo, diciamo. Anche se penso che nonostante tutto noi abbiamo i giocatori per poterla fare in un certo modo. Chiaramente non dobbiamo pensare soprattutto a recuperare la palla quanto a difendere bene il canestro, difendere la zona rimbalzi. C'è Stefano Maguolo che cerca di scaldarsi, probabilmente entrerà in campo lui al posto di qualche giocatore della Libertas Livorno. Maguolo negli anni, all'inizio degli anni 80 a Varese, proveniva da Mestre, dei campionati anonimi per lui, che a quel tempo era un giovane di belle speranze che ha messo in luce in quelle di Trieste specialmente e di Montecatini, essendo protagonista di promozioni dalla Serie B alla Serie 2 di queste squadre. Johnson è solitario vicino alla linea del tiro libero, arrivano a posizionarsi sulle tacche i giocatori di Livorno, mentre il primo piano è per Frank Johnson.
Stefano Moguaro al posto di Flavio Carrera. Johnson è corto e il pubblico lo applaude. 1-2 e Frank Johnson lascia il posto a Massimo Ferraiolo. L'abbiamo già detto, ci fa particolarmente piacere questo ritorno sui campi di Serie A1 di Massimo Ferraiolo, un giocatore estremamente prezioso poiché potrà dare dei minuti di riposo a Frank Johnson, oltre a giocare assieme a Frank Johnson. Sì, e poi soprattutto, come ti dicevo prima, può essere utile per dare quel ritmo che magari in certi momenti viene a mancare. Un altro errore in attacco per la Libertas del Livorno. Massimo Ferraiolo a portar palla, 34-29, massimo vantaggio per Livorno più 11. 7 minuti al termine del primo tempo, esce Ciacco Vescovi contro Andrea Forti. Vescovi gioca la vita, Andrea Sbrignoli, canestro da 3 punti. Andrea Sbrignoli già 7 punti, è il primo canestro dagli oltre 6,25 m per Varese. Varese che ha soltanto due lunghezze. Livorno aveva messo a segno 30 punti in meno di 10 minuti, ora si è fermata a 4 punti e perde anche la palla. Ferraiolo può distendersi contropiede, contro di lui Stefano Moguaro, commette fallo, l'incitamento di Andrea Sbrignoli, l'applauso del pubblico per Massimo Ferraiolo che avrà anche un tiro libero supplementare, è il pareggio. Quello che ti stavo dicendo prima, lui soprattutto è bravo a dare quei cambiamenti di ritmo che noi abbiamo bisogno, ma penso che soprattutto la svolta è data dal fatto che abbiamo cominciato a difendere un po' di più rispetto a prima. Quanto merito di Andrea Sbrignoli in questo? Beh, senz'altro grosso merito, ma grosso merito anche della squadra, perché tu hai visto, hanno cominciato 1-3-1, poi hanno fatto un uomo aggressivo, adesso erano passati anche in zona 2-3 e forse loro hanno avuto dei problemi per attaccare tutto questo tipo di difese. In campo anche l'altro numero 4 della partita, Ceccarini, classe 1968 come Donati, che vediamo ora contro la zona. Ferraiolo in punta, palla dentro per chi non abbiamo visto, ma è Andrea Sbrignoli a uscire ancora una volta vittorioso della mischia. Ferraiolo, Ceco Vescovi, si distende Varese contropiede. Parziale nettamente positivo per l'Antifurti Ranger con Ceco Vescovi a quota 10 punti, così come 7 punti a Brignoli, 3 Ferraiolo, 3 Johnson, 4 Caneva, ancora Andrea Sbrignoli, 1 contro 1 di Andreas, batte Ceccarini. Hai visto però la zona, io penso che era giusto finalmente tirare fuori una difesa a zona, anche perché ci favorisce molto per la partenza in contropiede. Forti cerca di ricostruire qualcosa la Libertas Livorno, che ha in panchina Fantozzi, e questo è un dato estremamente importante per giudicare questo momento vissuto dalla squadra di Di Vincenzo. Forti sbaglia ma recupera il rimbalzo, fallo di Vescovi, peccato, poteva essere una nuova palla per partire in contropiede, deve rimettere immediatamente in campo Di Vincenzo Tonut, poiché Donati ha dimostrato qualche limite nel far circolare la palla dalla posizione di ala soprattutto. No, io penso che soprattutto abbia bisogno adesso dei tiratori, perché purtroppo risaputo contro la zona butterei dentro anche un Fantozzi, perché è una discreta mano anche lui. Comunque direi che la temperatura comincia a salire un attimino. E sale anche l'applauso del pubblico per l'Antifurti Ranger, già che lo sacco era leggermente più rilassato nell'inquadratura di poc'anzi. 39-36, Ferraiolo schema numero 1 contro Ceccarini, molto forte di cambio questo Ceccarini, gioca la vita, porta al blocco, già 6 punti per Gio Ceco Vescovi. Arriva Stefano Lusconi, vuole l'1 contro 1, gioca la vita in lunetta, Stefano perde la palla, Ceccarini cerca la corsia centrale, scarica verso Maguolo. Contro parziale di 4-0 per la Libertas Livorno, che ha bloccato il momento favorevole di Varese. Varese che è in campo ormai da qualche minuto con un quintetto tutto italiano, sia Ferraiolo, Brignoli, Vescovi, Calavita e Stefano Lusconi. Vescovi al centro dell'area cerca e trova un... no,
blocco e movimento, no, anzi passi. Si tratta qui di disquisire se Vescovi abbia commesso passi di partenza oppure no. Tonut, Ceccarini, Forti, Alberto Tonut sul perimetro ora, la Libertas Livorno, Cecco Vescovi, 30 secondi per la squadra labronica poiché Vescovi ha colpito con il piede. Comunque la difesa sembra ora mettere maggiormente in difficoltà Livorno. Ceccarini, Alberto Tonut deve colpire da tre punti, è cortissimo, ma Vescovi commette fallo nel tentativo di rimediare ad un errore banale suo e forse anche di Rusconi, che non hanno eseguito il tagliafuori nel migliore dei modi. Vescovi probabilmente un po' stanco dopo aver giocato molto bene. Sì, anche se però la zona, la difesa zona è fatta soprattutto per proteggere la zona intorno al canestro, e queste cose non dovrebbero mai succedere. Un doppio cambio di Sacco, Johnson e Caneva, intanto Stefano Mogolo sbaglia. È un dato importante questo errore di Mogolo poiché impedisce a Livorno di passare in vantaggio, di ripassare in vantaggio dopo questa azione di tiri liberi. Dicevamo del quintetto di Varese che è un po' mutato, Frank Johnson, Ferraiolo funge da guardia, in ala abbiamo Riccardo Caneva, sotto canestro sempre gioca la vita Stefano Rusconi. Come mai è ritornato in panchina Brignoli, secondo te? Ma io penso, cioè adesso stavamo facendo un discorso di prima di Cecco, era giusto chiamarlo in panchina per dargli fiato. Non so, Brignoli penso che ci sia stata una ragione ben precisa per far giocare i due piccoli insieme, per cercare di aumentare il ritmo, ma magari anche di aumentare anche l'aggressività sul portatore di palla. Adesso vedremo. Riccardo Caneva, intanto abbiamo visto Ferraiolo. Caneva! Ho sentito un urlo di Riccardo che forse temeva di aver sbagliato il tiro libero e si era gettato immediatamente sull'eventuale rimbalzo offensivo. Seconda opportunità. Questo è il sesto punto messo a segno dall'ala nata nel 1962 in Piemonte. Ceccarini, Forti, è lui che deve chiamare lo schema. Giancarlo Sacco chiede maggior concentrazione in difesa. 2-3 ora la zona. Cioè, gioca la vita sul lato sinistro. Forti può colpire ed è nuovo vantaggio per la Libertas Livorno che ha superato il momento critico, 41-42. Forti è proprio il giocatore che manca a Varese. Sì, beh, insomma, però a un certo punto dico che se difendiamo la zona dobbiamo tenere d'occhio soprattutto i tiratori più pericolosi, e penso che da parte loro il più pericoloso sia Forti. Replica comunque in modo più che eccellente Riccardo Caneva, 44-42, ultimi tre minuti del primo tempo. Donati, Ceccarini, ancora Donati, dunque subito è tornato in panchina mentre Forti sbaglia, ma è Joe Bignon, poi Riccardo Caneva, l'intervento di Tullio. Tullio dice che ha trascinato fuori la palla Riccardo Caneva. Caneva che ha colpito anche uno dei cartelloni pubblicitari posti sul fondo del parquet di Masnago. Decisamente troppe le palle, le seconde palle concesse a Livorno. Sì, beh, come te lo dicevo prima, la zona la si fa anche per cercare di prendere tutte queste palle vaganti intorno al canestro, e dobbiamo metterci un po' più d'attenzione. Joe Bignon, il fallo, vi gioca la vita. Giobignone è una vera e propria spina nel fianco poiché ottimi movimenti proprio vicino a canestro, nonostante non sia altissimo, 2,2 metri, 2,3 metri. Esce Ferraiolo, vediamo Vescovi. Un primo piano per Massimo Ferraiolo, vicino a lui Claudio Galleani, sullo sfondo abbiamo visto anche Marino Cappellini. Cosa vogliamo dire di questo personaggio? Abbiamo già detto tante volte molte cose, ma forse merita questi commenti. Su Marino possiamo dire tutto quello che si può dire. Comunque soprattutto dire che è la bandiera, diciamo, è la bandiera della squadra. Tu sai che da quanti anni è il massaggiatore, l'accompagnatore, il factotum della squadra di Varese.
Di conseguenza, dire, cioè, vedere la panchina di Varese senza Marino non sembra neanche la panchina di Varese. Nel frattempo c'è stata una buona azione di Donati, 45-44. Stefano Rusconi scarica verso Gio Calavita, Riccardo Caneva ancora, deve colpire, troppo lungo. Stefano a lottare, ma è Joe Bignon che lo sta mettendo in difficoltà. Forti al termine di un buon contropiede. E Livorno, che ha vissuto un momento difficile, subito ha saputo replicare. A Varese 47-44, 1 minuto e 40 secondi. Cieco Vescovi impedisce l'uno contro uno. Donati, Frank Johnson scarica verso Gio Calavita, bel canestro di Gio, 8 punti. Sta meritando questi primi piani Gio Calavita. Frank Johnson, Gio Calavita si era un pochettino portato fuori posizione nella zona 1-3-1. Donati, Stefano Maguolo, c'è fallo, chiede addirittura un intenzionale Maguolo, forse un po' troppo. Terzo fallo di Stefano Rusconi. Allora abbiamo 3 falli Rusconi, 3 Calavita e 3 Cummins, quasi senza accorgersene abbiamo raggiunto questo lato estremamente preoccupante. Time out. La panchina della Libertas Livorno. Fantozzi è in panchina da qualche minuto? Sì, appunto, stavo pensandolo prima, guardavo il tabellone perché pensavo avesse qualche fallo di troppo e Di Vincenzo l'avesse tenuto seduto in panchina per quella ragione. Certo, può darsi anche che lo voglia mantenere fresco per il secondo tempo, però contro una difesa a zona penso che Fantozzi possa essere pericoloso, direi forse anche determinante, perché tu pensa un tiratore come lui insieme a Forti possono crearci dei grossi grattacapi. Gioca la vita e Pat Cummins, che ha preso il posto. Adesso è rientrato Fantozzi. Infatti stavamo osservando Pat Cummins che ha sostituito Stefano Rusconi, mentre Maguolo è già pronto in lunetta, numero 19. ...48-46... 71 secondi al termine del primo tempo, 2 su 2, 3 su 4 per lui il totale da quella posizione. Frank Johnson gioca la vita, Giacomo Vescovi contro Donati, difesa individuale forse, no, è zona anche per Livorno, che recupera la palla con Forti e fallo di Riccardo Caneva. Primo fallo di Caneva, una ingenuità anche questa volta. Purtroppo dà l'impressione ancora di andare a sprazzi l'antifurti range. Cioè, anche se nonostante tutto qualcosa di buono è stato visto, io penso che adesso, diciamo, sia di fondamentale importanza riuscire ad andare a riposo perlomeno punto a punto, perché questo dopo nel secondo tempo è una cosa, la partita si può discutere. Per fortuna ha sbagliato, per fortuna naturalmente per noi, non per i telespettatori, il Pat Cummins, i telespettatori di Livorno, ha sbagliato. In genere non sbaglia mai dalla lunetta, ossia Andrea Forti. Zona 1-3-1, ecco Forti, esce, gioca la vita su di lui. Fantozzi aveva almeno 4 metri di vantaggio. Donati era un buon tiratore in Serie A2, rimbalzo lungo controllato da Frank Johnson, che serve Cecco Vescovi, parziale di 4-0 per Varese, che si riporta in vantaggio. 11 secondi, 50-49. Maguolo. Poteva esserci anche l'infrazione di passi, invece Zeppilli fischia il fallo a chi? A Riccardo? A Riccardo Caneva, secondo fallo. Abbiamo ancora 6 secondi comunque per terminare il vantaggio il primo tempo, naturalmente se Maguolo dovesse sbagliare. Pat Cummins sullo sfondo per controllare la traiettoria della palla. Stefano Maguolo, buon protagonista, ha sostituito al meglio direi Flavio Carrera nelle parti finali del primo tempo. 51-50, 6 secondi al termine che scattano ora. Vescovi, 5 secondi, Frank Johnson scarica verso Riccardo Caneva, sbaglia Riccardo, c'è il fallo, no,
non viene considerato effettuato in tempo utile, diciamo così, il fallo su Vescovi. Un brevissimo commento. Beh, sai, adesso penso che prima eravamo sempre sotto di 10 punti, ci siamo riportati sotto, siamo a un punto, di conseguenza la partita completamente aperta. Se noi continuiamo a difendere in un certo modo, penso che dovremmo riuscire a portare a casa i 2 punti. Diciamo soltanto che Forti è il top scorer con 19 punti e vi rimandiamo al secondo tempo. Secondo tempo dell'incontro tra Antifurti Ranger e non è Stefano il Trieste, stavamo pensando alla Stefano il Trieste che sta facendo sorpresa vincendo ancora una volta, come ci ha annunciato lo speaker del Palazzo dello Sport di Masnago, bensì la Libertas di Livorno, mentre ora vediamo gioca la vita, gran protagonista del primo tempo con 8 punti. Uno sguardo alle cifre ci dice che Varese ha ceduto sotto canestro, infatti 18 rimbalzi per la squadra di Vincenzo, 14 per la formazione di Varese e soprattutto, dato preoccupante, ben 9 rimbalzi conquistati in attacco per la Libertas di Livorno. È un discorso che stavamo facendo prima, noi con la zona tutti i palloni sotto canestro dovrebbero essere nostri, purtroppo questa cosa non è successa. Speriamo adesso che ci sia più determinazione soprattutto in difesa, perché 51 punti subiti in un tempo mi sembrano un po' tanti. 5 palle perse da Stefano Lusconi, Lusconi che questa volta ha vinto il salto a 2, Cecco Vescovi a lottare, Riccardo Caneva concede la palla a Zeppilli, Zeppilli che è in grigio insieme, ossia fischia insieme a Tullio. I quintetti schierati allenatori nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, sono quelli composti da Vescovi, Cummings a quota 3 falli, Riccardo Caneva, Frank Johnson e Stefano Lusconi per Varese. Riccardo Caneva cerca il tiro, perlomeno finta, poi è Vescovi a colpire da 3 punti. Inizia bene dunque la ripresa Varese, 53-51 con un Cecco Vescovi in gran spolvero per Livorno. Fantozzi, Forti, Carrera che dopo aver iniziato bene è stato per un po' in panchina a causa dei 3 falli, Giobignon e Tonut. Rimbalzo difensivo per Stefano Lusconi che viene contrastato da un compagno, sia Pat Cummings, e quindi non riesce a far partire il contropiede. Johnson, Vescovi cerca di guadagnare la posizione più a basso contro Alberto Tonut. Frank Johnson, solo 3 punti per lui. Ecco Frank, secondo tiro nel secondo tempo da 3 punti per Varese. Nel primo tempo 2 tiri in 20 minuti per Varese da quella distanza, ora in meno di 2 minuti 2. Beh, insomma, questo, se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo che possa continuare. Quarto fallo di Stefano Lusconi, che ancora una volta era stato battuto nettamente da Flavio Carrera. Sì, cioè adesso io vedo la gamba fasciata di Stefano, non so se è in perfette condizioni fisiche. Comunque, purtroppo, una delle regole principali... Infatti tende a zoppicare rientrando in panchina. Comunque una delle regole principali della pallacanestro è quella di non dare mai la linea di fondo all'avversario, perché purtroppo quando dai la linea di fondo all'avversario non puoi ricevere nessun aiuto da parte dei tuoi compagni. Abbiamo visto il Flavio Carrera che ci aspettavamo sia uno scarso tiratore di liberi, anche se ora ci smentisce immediatamente, ma almeno nel passato questa era una sua caratteristica anche in nazionale. È migliorato comunque enormemente questo giocatore negli anni passati a Livorno. Ecco, gioca la vita, non ci pensa due volte, troppo lungo il tiro, rimbalzo difensivo di Flavio Carrera, poi Tonut in contropiede, un palleggio dietro la schiena, forse di troppo, rimbalzo difensivo di Frank Johnson, è da solo contro Carrera, lo batte nettamente, il piccolo contro il lungo. È un piccolo che è soprattutto ha di conseguenza molto più scattante, forse era più logico per Tonut dare spazio al tiro piuttosto che subire l'entrata. Fantozzi, quarto fallo anche per Cummings. Cummings era stato indeciso se intervenire o no, all'ultimo momento ha messo la manina e c'è il fallo. 2 punti per Pat Cummings sino ad ora, 4 falli. Purtroppo siamo messi abbastanza male per i lunghi, abbiamo Cummings con 4 falli e Rusconi con 4 falli, e anche Calavita nonostante tutto gli va a ruota, ci viene ruota con 3 falli. Adesso vedo che sta facendo cambiare Conti e penso che purtroppo
dobbiamo vederlo all'opera e spero che serva per lui e soprattutto alla squadra questo suo ingresso. 2 su 4 soltanto per la Libertas Livorno ai tiri liberi nella ripresa. Ecco Paolino Conti, Fran Johnson, 58-53, massimo vantaggio varese dell'intera partita sul 58-52, gioca la vita solo nei tre punti. Cecco Vescovi scarica verso Cummings, uno contro uno, un semigancio che va dentro per Pat Cummings. Pat Cummings, Tonut rientra bene in difesa varese e impedisce il distendersi del gioco in attacco di Livorno, che ha qualcosa da recriminare su un intervento a nostro giudizio corretto di Cecco Vescovi, che ruba il pallone, lo dà a Fran Johnson. Abbiamo visto Pat Cummings correre. Sì, beh, soprattutto direi che abbiamo visto Livorno non correre. Mi sembra che abbia mollato soprattutto su questo, sul piano della condizione Livorno. Penso che sia solo l'inizio del secondo tempo. Comunque diciamo che le parti si sono invertite. Ecco Fran Johnson, anche lui è cambiato rispetto al primo tempo. 64-55, Fantozzi deve far tutto da solo, perde la palla, Fran Johnson cerca di mantenerla viva per Varese, non ci riesce. Comunque decisamente positiva la prestazione difensiva di Varese nei primi 3 minuti e 2 secondi del secondo tempo, con tante palle recuperate. Andrea Forti cerca di trovare lo spazio per il tiro, rimbalzo difensivo di Pat Cummings che si gira sul piede perno, Fran Johnson imprime un'accelerazione, dà un gran pallone a Riccardo Caneva che non si accorge, poi è Alberto Tonut, il pubblico reclama un'infrazione di doppio palleggio. Fantozzi ancora una volta non ragiona, Fantozzi, Fran Johnson, vediamo cosa decide di fare, saggiamente direi, rallenta poi scarica verso Cecco Vescovi. Molta confusione in campo, confusione che però sta volgendo a favore di Varese in questi frangenti. Livorno non sembra più concentrata come nel primo tempo, tant'è che ora Di Vincenzo chiede un time out. Sì, appunto, ti dicevo che la situazione si è un po' rovesciata rispetto all'inizio della partita, ma ti dirò che poi soprattutto la confusione può giovare soltanto a noi, in quanto confusione porta anche un ritmo un po' più elevato, di conseguenza ci favorisce. Senti, nel primo tempo Livorno era sempre in grado di rientrare in difesa prima che il contropiede di Varese si scatenasse, ora sembra che non sia più così. Sai, io penso che nonostante tutto l'allenatore dia delle direttive all'inizio della partita dicendo ad esempio di giocare piano, di stare attenti a evitare il contropiede, può darsi anche che i giocatori all'inizio seguano queste direttive perché sono più concentrati. Poi nel proseguo della partita questa concentrazione magari va un po' a perdersi e succedono di queste cose. Rientra Ferraiolo al posto di un Fran Johnson che evidentemente ha bisogno di riposare a causa dei suoi problemi fisici. Anche Paolo Conti è in campo, Riccardo Caneva, eccolo Conti, Massimo Ferraiolo. Chiama lo schema numero 1, quello che prevede la partenza con due post alti. Ferraiolo cerca una penetrazione, scarica verso, gioca la vita, è il decimo punto di Joe, tiro libero supplementare, fallo di Joe Bignon, buonissima l'iniziativa di Massimo. Sì, ecco, questo secondo me è il lavoro che deve sempre fare Massimo, penetrare e scaricare, perché purtroppo lui con l'altezza che ha non può cercare la conclusione, più che altro deve penetrare e scaricare sull'uomo libero. Gioca la vita. Più 12 addirittura per Varese. Ricordiamo che nel primo tempo la squadra di Andrea Forte aveva 11 lunghezze di vantaggio in un frangente. Flavio Carrera gioca la vita su di lui. Paolino Conti contro Joe Bignon. Joe Bignon fallo. Gioca la vita, va a dire qualcosa, a confortare Conti. È il tributo che si deve pagare ai primi passi sul parquet della Serie 1. Sì, anche perché io penso che nonostante tutto gli arbitri hanno più paura, nonostante tutto, anche psicologicamente, fischiare un fallo a un giocatore affermato piuttosto che a un ragazzino come può essere Conti. Anche se secondo me il fallo può essere stato commesso non tanto con le braccia quanto col corpo. Ferraiolo contro Ceccarini. Il blocco granitico di Gioca la Vita.
accentuata notevolmente l'aggressività sul portatore di palla Livorno. Paolo Conti cerca di guadagnare la posizione, Riccardo Caneva scarica verso Massimo. Massimo gioca la vita, parte in uno contro uno, riesce a controllare la palla con difficoltà. 6 secondi soltanto per il tiro, deve andare ad una conclusione. Riccardo Caneva trova il canestro, 70-57. Ceccarini, forti contro Paolo Conti che era andato a difendere su di lui. L'errore, gioca la vita, non ha paura di controllare la palla Massimo Ferraiolo. Il traino di Cecco Vescovi, nuovo parziale di 5-0 per Varese, il pubblico si esalta, 72-57. Abbiamo trovato un giocatore che può stare sul campo benissimo, gioca la vita. Si gioca la vita, ma soprattutto penso che ha azzeccata la mossa di Sacco di togliere un attimo, piuttosto di lasciare dentro. La stoppata di Paolo Conti, comunque recupera la palla Carrera. Piuttosto di lasciare in campo uno spento Johnson, ha preferito mettere Ferraiolo che è pimpante e che è riuscito a mantenere alto il livello della partita. Johnson che comunque non era stato spento, scusa se ti contraddico. Sì, però poteva anche accusare un attimino una flessione data dal fatto dalle sue non perfette condizioni fisiche. Quindi ottima scelta di Giancarlo Sacco. Ferraiolo può colpire da 3 punti e lo fa! 75-59. Carrera, Paolo Conti su Giobignon, l'anticipo di Riccardo Caneva, comunque controlla la palla Andrea Forti. Alberto Tonutta, abbastanza poco in luce questa sera, scarica verso Carrera. Carrera è in difficoltà, buona la difesa di Riccardo Caneva. Giobignon di forza e l'ombrello difensivo di Varese ha funzionato bene. Direi che anche Conte sta lottando molto bene sotto canestro, ha le braccia molto lunghe e soprattutto salta come un grillo. Esatto. 75-59, può addirittura incrementare un margine di vantaggio che a giudicare dalle prime battute dell'incontro mai ci saremmo aspettati che Varese potesse conquistare in questa partita. 13 prime e 45 secondi, manca ancora moltissimo comunque. Ferraiolo, un buon rientro sicuramente il suo, il blocco di Paolo Conti va via, Ferraiolo poi deve arrestarsi davanti a Bignon. Vescovi, 12 secondi come vedete. Cecco Vescovi cambia a mano, una pregevolissima azione dal punto di vista tecnico di Francesco Vescovi, il fallo di gioca la vita, peccato, quarto fallo anche per Gio, deve ruotare i suoi lunghi. Giancarlo Sacco che chiede un time out, 77-59. No, a questo punto penso che si imponga anche un cambiamento di difesa da parte della Ranger, in quanto abbiamo tutti i lunghi che sono carichi di 4 falli e dobbiamo cercare di preservarli. È l'unico sistema, penso che sia quello di passare a zona. Era da tempo che non si sentiva il pubblico incitare così la propria squadra qua a Varese. Mi fa piacere che tutto questo possa coincidere col rientro di Massimo, di Ferraiolo, perché penso che lui dia un apporto molto importante e molto determinante alla squadra. Andiamo a vedere i realizzatori. Vescovi a quota 19, 11 gioca la vita, 12 Riccardo Caneva, 10 Johnson, 6 Ferraiolo, 12 Riccardo Caneva, 6 Pat Cummings, 9 Andrea Sbignoli, non ancora impiegato nel secondo tempo, 4 punti per Rusconi. Ritorna in campo Stefano Maguolo, così come Fantozzi. Maguolo che sarà impegnato come ala piccola, poiché rimangono Carrera e Bignon in campo. Forti, c'è qualcosa di stregato sui tiri liberi per Livorno in quel canestro. Sì, beh, insomma, non direi, però un giocatore come Forti con la mano che ha lui, penso che non sia una cosa normale da tutti i giorni vedere sbagliare due tiri liberi in fila. Bel rimbalzo di Paolo Conti, poi gioca a difesa schierata Varese. Ferraiolo da 3, 2-2 per Massimo. Allunga decisamente, 80 punti in 27 minuti per Varese.
Giobinho, viene raddoppiato proprio da Ferraiolo e scarica saggiamente su Fantozzi, comunque sbaglia, sale altissimo Paolo Conti, Ferraiolo, Vescovi, la deviazione di Conti, Paolino Conti. Mi sembra che Livorno sia completamente scomparsa dalla scena. 82-59. Andrea Sbrignoli contro Forti. Cerca l'anticipo Vescovi, Fantozzi può colpire da tre. Rompe il blackout di Livorno il capitano Vescovi. Rallenta. 20 punti di vantaggio. Manda via. Andrea Sbrignoli cerca l'uno contro uno contro Bignon. Cecco Vescovi e trova il fallo di Carrera peraltro. Abbiamo criticato aspramente Cecco Vescovi dopo la partita contro la Panasonic, se ricordi, direi che ha risposto da par suo a quelle critiche Cecco in tutto quest'ultimo mese. Sì, io penso che Cecco sia un giocatore che ha bisogno anche di trovare un certo ritmo. Insomma, non dimentichiamo che poi lui era stato uno dei pochi che aveva partecipato all'avventura estiva della nazionale, di conseguenza poteva anche accusare un attimino una flessione. E poi è un giocatore che ha bisogno anche che la squadra giochi in un determinato modo, perché se la squadra gioca a ritmi blandi lui ha delle difficoltà abbastanza grosse. Carrera contro Paolo Conti, Giobignon, su di lui Riccardo Caneva, Ferraiolo, la deviazione di Cecco Vescovi. Quindi Flavio Carrera si trova il pallone tra le mani, tutto solo, va a schiacciare. Ferraiolo aveva deviato Paolo Conti, passi. ...84-64... 11 primi e 27 secondi. Conti quale unico centro. Riccardo Caneva come numero 4, Vescovi numero 3, Brignoli numero 2, Ferraiolo numero 1 in campo per Varese, secondo una terminologia ormai di moda nel basket. Giobignon, fallo di Riccardo Caneva che guarda proprio sul tabellone per controllare la propria posizione, tre falli di Riccardo Caneva. Rientra Fran Johnson, ora un quintetto piccolissimo: Johnson, Ferraiolo, Brignoli, Nala, Riccardo Caneva e Paolo Conti. Una novità tecnica tattica ci propone Sacco. Sì, è una novità tecnica tattica, ma è dovuta anche al fatto dei falli dei lunghi, perciò non è che ci siano tante scelte. Giobignon rimedia una situazione che stava facendosi veramente catastrofica dalla lunetta per la sua squadra, che ora è a 18 lunghezze quando mancano 11 primi al termine. E Frank Johnson a chiamare lo schema, Ferraiolo già autore di due canestri da tre punti questa sera. Ferraiolo ancora sbaglia. Riccardo Caneva il più veloce di tutti è Donati. Forse la palla poteva anche essere assegnata alla squadra biancorossa. Donati, comunque Tullio era nettamente più vicino di noi, una frase fatta che usano di solito i telecronisti. Fantozzi contro Ferraiolo. Flavio Carrera contro Paolino Conti. L'anticipo di Conti che salta, poi è Fran Johnson del tutto pregevole insieme a Ferraiolo, l'azione difensiva ed è Andreas Brignoli a distendersi in contropiede per Brignoli, 11 punti. Paolo Conti permette il canestro a Maguolo, un canestro che certo non renderà felice Sacco. Un attimino di disattenzione, comunque un momento decisamente positivo in difesa per Varese. Esce sul taglio Ferraiolo, Paolo Conti viene messo in movimento, cerca di girarsi, fa saltare l'avversario, è corto il tiro, rimbalzo difensivo di Flavio Carrera, deve ancora affinare questi movimenti Paolo Conti. Fantozzi, canestro, tiro libero supplementare, sta rimediando, almeno cerca di farlo, Libertas Livorno ad un passivo che aveva raggiunto le 22 lunghezze, solo 84-62. Poi c'è stato un controparziale che ora è di 8-2 e potrebbe aumentare con questo tiro libero supplementare. Tonut di nuovo in campo,
c'è il rischio per Varese di perdere un po' di concentrazione, mentre vediamo in primo piano Ferraiolo. No, non penso, penso soprattutto che la cosa più importante è non considerare, non dico la partita finita, ma soprattutto non diminuire il ritmo di gioco, perché sennò questo verrebbe solo a nostro danno. Soltanto Andrea Meneghini in pratica non è stato utilizzato da Sacco, e la cosa importante è che tutti i giocatori messi in campo. Un'azione individuale di Frank Johnson, poi Joe Binion sbaglia nel controllare la palla, rimessa con 30 secondi da far trascorrere per Varese. Dicevo che quasi tutti, anzi tutti i panchinari, i cosiddetti panchinari, Brignoli, Calavita, Paolo Conte, Massimo Ferraiolo, questa sera hanno giocato veramente bene. Riccardo Caneva vicino a Gio Calavita. Sullo sfondo lo scouter ufficiale dalle partite dell'antifurti Ranger Salmini, ossia colui che elabora con il suo computer tutti i dati che vengono forniti ai giornalisti per poi passarli al pubblico. Johnson, Pat Cummins si gira, tiraccio, 16 lunghezze di vantaggio per chi difende. Fantozzi va a sbattere contro una selva di mani, trova comunque l'opportunità di ritornare in attacco. Fantozzi, Giancarlo Sacco ricorre immediatamente ad un time out. Pat Cummins di spalle. Allora, cosa diciamo di questa panchina che si è dimostrata più lunga che mai questa sera? Beh, insomma, adesso diciamo che non sono novità, anche perché poi soprattutto teniamo conto che con la scusa di Cummins, che è in bilico appunto per la sostituzione, noi dobbiamo per forza cercare di far giocare giocatori come Calavita e come Conti, oppure come Conti quando questa sera poi siamo stati obbligati anche dai falli che tutti i lunghi avevano avuto. Te lo aspettavi Conti a questi livelli? Beh, insomma, lui ha disputato già una stagione l'anno scorso a Rho. Che era stata notevolmente positiva, di conseguenza penso che non sia una sorpresa. Chiaramente, come Frank tutti... Johnson, gran palla recuperata, Cecco Vescovi può distendersi contropiede, soltanto un giocatore di Livorno, ossia Alberto Tenuto, su di lui. Cecco va a quota 88 per la sua squadra, personalmente 23. Comunque, come ti dicevo, non è una novità il fatto che ancora Frank Johnson, il fatto che la panchina di Varese, che poi diciamo che forse è anche sbagliato dire la panchina, perché forse è l'unico giocatore che è sempre stato seduto è Conti, di conseguenza Brignoli e Ferraiolo quest'anno, questa sera, non sono dei panchinari, sono dei giocatori che fanno parte della rosa della squadra e che di conseguenza devono giocare. Questo è un gran contropiede, peccato che Cecco non abbia controllato la palla, comunque di nuovo in attacco. Varese, come vedete, ha impiegato soltanto 3 secondi per andare dalla linea di fondo campo, dalla propria linea di fondo campo all'altra. Il lancio era stato di Frank Johnson. Ancora Vescovi in uno contro uno, si sente ispiratissimo. Sale alto Paolo Conti. 90-72. E Fantozzi. Mi sembra molto assente anche il loro americano Bigno. Adesso magari fa una schiaccia. Comunque soprattutto in difesa mi sembra che stia dormendo soldi tranquilli. 90-74, ruba Fantozzi la palla a Frank Johnson, che ricorre ad un fallo. Speriamo non sia intenzionale, attendiamo l'indicazione. No, soltanto una rimessa laterale, sei falli di squadra Ranger contro i due soltanto della Libertà di Livorno. In genere quando una squadra commette pochi falli vuol dire che non è che stia difendendo alla morte. Fantozzi, Donati, ha alternato moltissimi quintetti in questo secondo tempo per ritrovare le fila del gioco di Vincenzo. Fantozzi in controtempo, ancora Paolo Conti, è un ottimo rimbalzista anche, 3 contro 2, Andrea Sbrinoli, Bignon, ora si gioca a chi fa più in fretta ad andare a canestro. Fallo di Donati su Brignoli, il pubblico applaude poiché Andrea sa, gioco fermo, ha compiuto una prodezza. La maglietta della salute porta non soltanto fortuna, fa aumentare il valore di Brignoli. No, beh,
quello. Certo, una battuta. Certo che questa sera nel palazzetto ci vuole proprio la maglietta della salute perché fa proprio freddo. Abbiamo già detto tante volte, sperando che l'assessore competente ci ascolti. Vescovi, allo spazio per andare in uno contro uno, un palleggio di troppo dietro la schiena, esattamente come qualche azione fa, ma è Frank Johnson che è già giunto a quota 3 palle recuperate in difesa. Frank, che è Pat Cummings. 94-76, gloria anche per Cummings. No, mi stupisce una squadra blasonata come quella di Livorno che si è andata a picco così nel secondo tempo. Jobignon, Fantozzi, è ritornato un po' alla squadra dell'anno scorso. Tonut, buona difesa di Conti che impedisce il servizio e poi va a stoppare. Ancora una volta impedisce un buon tiro a Jobignon che poi riesce a trovare il canestro. Il fallo viene assegnato chi? A Conti. 94-78. Una pacca di Andrea Sbignoli sulla schiena di Paolo Conti. Conti che ha commesso quanti falli? Andiamo a vedere sul tabellone 2, quindi può stare tranquillamente sul terreno. Jobignon, Pat Cummings recupera rimbalzo. Frank Johnson, 94-78. Sta scorrendo abbastanza veloce il tempo nel secondo tempo, 6 primi e 33. Frank Johnson sfrutta il blocco di Paolo Conti. Il palleggio ancora Frank. Infrazione di passi, dice Tullio. Donati, dimenticato in panchina Andrea Forti da Di Vincenzo, anche se probabilmente non è che le cose sarebbero cambiate moltissimo. Fantozzi, ancora un intervento di Conti, poi è Frank Johnson il più lesto di tutti. Cecco Vescovi, 3 contro 1. Direi che il dato caratterizzante questo secondo tempo è appunto il fatto che Varese riesca a sfruttare delle superiorità numeriche forse incredibili se guardiamo al primo tempo. Beh, soprattutto quello che ti dicevo prima, penso che Livorno sia entrata in campo deconcentrata e ci si è dimenticata che la cosa che vuole la Ranger è di giocare in velocità. Noi se giochiamo in velocità, nonostante tutto, le nostre buone partite riusciamo sempre a farle. Soprattutto con questo uomo, Cecco Vescovi, che ha già raggiunto quota 25 punti. Forti, abbiamo visto, è in campo. Vescovi. 97-78, Pat Cummings, poi chi è? Ceccarini, anche Fantozzi non è che abbia disputato una gran partita, a dire il vero. No, ma sai che cosa? Soprattutto mi sembra di vederli un po' assenti, cioè senza concentrazione. Ma non so, io dicevo tra il primo e il secondo tempo, il fatto che manchi un americano può solo darti più determinazione e darti più voglia di vincere. Giancarlo Sacco chiede un fallo intenzionale, forse un tecnico a Forti. Comunque la palla è in mano biancorossa. Vescovi riesce a recuperare il rimbalzo, poi gli rubano la palla. Un momento di gioco molto nervoso. Il passaggio di Ceccarini ed è Andrea Forti a rompere questo frangente poco esaltante di pallacanestro. 97-80, 5 minuti e 17 secondi al termine. Frank Johnson, fallo su di lui di Ceccarini che dà l'impressione di non essere in grado di contenerlo. Categorico Tullio, rimessa per Varese. Forti deve ricorrere alle cure del massaggiatore. Andrea Forte vicino a lui, Andreas con la S finale come gradisce sottolineare Brignoli. Vescovi cerca ancora di recuperare la palla, poi chi è? Pat Cummings, l'ha stoppata. Bignon, Forti, 4-0 parziale firmato da questo giocatore, 97-82, 15 lunghezze di vantaggio, 4 prime 57 secondi al termine.
sempre Frank Johnson, Cecco Vescovi, Andreas Brignoli, Pat Cummins e Paolino Conti. Frank Johnson, ci vuole un canestro tanto per rimettere le cose al loro posto. Sesto fallo di squadra, secondo personale per questo giocatore, il numero 4 Ceccarini, rimessa sul lato destro di Vescovi. Varese forse nelle ultime azioni ha peccato un pochettino nell'andare al tiro in precaria e condizione di equilibrio. Cioè, io dicevo appunto, l'importante è non rompere il ritmo, però chiaramente saper scegliere le occasioni migliori per poterlo fare. Come ha fatto Frank Johnson, 99 a 82. Joe Binion per Johnson, 9 punti nel secondo tempo, 12 in totale dopo i 3 del primo tempo. Fallo di Paolo Conti, 2-3 libere per Joe Binion. Ecco Joe Binion, un giocatore che ha avuto una storia abbastanza particolare in Italia, è stato scelto così all'ultimo momento, quasi come dovesse essere destinato al taglio, da Alberto Bucci qualche anno fa, 3 stagioni fa. Invece a suon di prestazioni più che positive ha guadagnato la conferma. A Livorno era stato molto sfortunato, infortunandosi prima della finale scudetto 88-89, e infatti ricordiamo che nell'occasione al suo posto c'era Wood. Maguolo, 99-85, 14 punti, 4 minuti esatti al termine. Mi sembra che Cecco stia accusando un attimino la stanchezza, forse ne ha ben d'onde dopo una prestazione simile. Johnson scarica verso Vescovi, decide di non tirare. Pat Cummins trova il canestro e trova anche l'applauso di Varese. 101-85, 51 punti in 17 minuti per Varese nel secondo tempo. Nemmeno 17 minuti, Frank Johnson lo lascia andare. Ceccarini, ecco Frank, scambia palla forti con il playmaker Flavio Carrera, uno contro uno contro Cummins, non gli dà spazio Cummins, peraltro c'è Joe Binion. 87 punti per Livorno, 36 soltanto nel secondo tempo, netta la superiorità di Varese nella ripresa. Varese che giocherà domenica prossima a Reggio Emilia contro Joe Isaac. Palla per Paolo Conti che andrà in lunetta, il fallo è stato commesso da Forti. Andiamo a vedere, terzo fallo per Forti. Esce Vescovi, grande applauso del pubblico. Cecco Vescovi, una bella partita, al suo posto Riccardo Caneva. Vescovi, abbiamo perso il tiro libero di Paolino Conti, ma non conta, conta invece questo primo piano per Cecco Vescovi, vero dominatore dell'incontro insieme a tanti altri giocatori di Varese, a dire vero, come per esempio questo Andrea Sbignoli che ha cercato l'anticipo su Forti. Palla controllata da Paolo Conti, 104-87. Servizio per Andrea Sbrignoli, ormai è showtime per Varese, 106-87. Conti contro Binion, c'è Riccardo Caneva al centro dell'area, una buona azione, peraltro mal conclusa da Ceccarini. Frank Johnson spinge, batte proprio Ceccarini, la stoppata netta di Carrera con Andreas Brignoli che ha un gesto di stizza. Allora, abbiamo visto Varese giocare così contro la Scalonini e contro la Libertas, e poi invece c'è stato il crollo di Firenze. Sì, però direi che quella di stasera sia una prestazione diversa rispetto a quelle degli altri giorni. Riccardo Caneva, dobbiamo sottolineare questa. Perché soprattutto direi che importante è stato il rientro di Massimo Ferraiolo. Ha dato, non so se ti ricordi, ma soprattutto a metà del secondo tempo, metà del primo e all'inizio del secondo tempo ha dato la svolta un attimino alla partita con quei 2 tiri da 3 punti e con il ritmo che ha saputo incolcare alla squadra. E penso che
qualcosa di più si possa vedere rispetto alle prestazioni precedenti. Io vorrei ancora sottolineare la prestazione atletica precedente, il gesto atletico precedente di Riccardo Caneo, un ragazzo che merita ogni elogio. Frank Johnson in lunetta, di spalle. Un solo errore per lui in tutto l'incontro da quella posizione. 15 punti. Certo che ritorno a dire che stupisce il comportamento di una squadra come quella di Livorno. Ma questa sera è stata in partita... Ecco il tuo amico Armando Crugnola, abbiamo visto. Sì, è stata in partita fino a, diciamo, all'inizio del secondo tempo, ma poi non ha fatto niente di buono per poterci rientrare. Ha mollato proprio le redini. Proprio. Forse, come ti dico, certe volte il fatto che ti manca un americano può darti più concentrazione, può spingerti di più a lottare. Però può anche aiutarti a trovare delle attenuanti, delle scusanti, e di conseguenza i giocatori possono mollare ancora di più le redini come hanno fatto questa sera nel secondo tempo. E magari che quest'ultima sia stata l'ultima inquadratura sugli schermi di Rete 55 di Pat Cummings. Joe Binion, un altro errore a conferma di una sera taccia dalla lunetta, poi Paulino Conti si esibisce in un palleggio che non è propriamente il suo mestiere. Frank Johnson, comunque anche Paolo Conti ha dato un ottimo contributo, soprattutto ha dato sicurezza alla squadra. Forse si poteva temere che entrando un debuttante, eccolo lì Paolo Conti, si gira e segna. Entrando un debuttante la squadra potesse essere così restia a servirlo, ad aiutarlo, invece non è successo, anzi ha stoppato, ha recuperato rimbalzi, ha anche segnato. Andiamo a cercare i punti di Conti, 7. Ceccarini, Gianluca Ceccarini, noi ricordiamo giocare qua con la maglia di Sassari nel campionato di Serie B, proprio contro Andrea Sbrignoli. Tanti anni fa, non tanti, insomma, qualche anno fa. Insieme a lui ci era Donati. Erano in prestito appunto questi due ragazzi del 1968 da Livorno alla Pallacanestro Sassari. 110-91, 54 secondi al termine di una partita che nel secondo tempo è stata decisamente esaltante per Varese. Il blocco di Pat Cummings, Paolo Conti in lunetta, fallo di Stefano Maguolo. Donati, Cummings, uno più uno. Paolo Conti, nato nel 1969 a Rho, fino a 4 anni fa andava in bicicletta invece di giocare a pallacanestro. Rimbalzo difensivo di Joe Binion, Ceccarini, 111-91. Rimbalzo questa volta di Cummings, Frank Johnson. Un commento finale. Intanto Paolo Conti va a schiacciare. Un commento finale ad Aldo Ossola. Abbiamo già detto quasi tutto su questa partita, direi. Sì, abbiamo già detto tutto, abbiamo parlato di Ferraiolo, abbiamo parlato di Conti, ma soprattutto penso che ci sia dimostrato che quando la squadra difende e riesce a recuperare soprattutto i palloni e riesce a dare velocità alla manovra, i risultati non vengono a mancare. Varese ha applaudito Pat Cummings, ritornato in panchina. Stefano Maguolo. Termina l'incontro dunque con Brignoli, Johnson, Caneva, Vescovi e Conti. Giancarlo Sacco. Frank Johnson, 113-93. Pat Cummings, vicino a Ferraiolo. Vescovi può soltanto aumentare il suo botteno personale. 7 secondi, 5 secondi. Donati, tiro
che non conta niente, un rimbalzo, un secondo, Andreas Brignoli termina la partita, una bella vittoria per Varese, la felicità sul volto di Andreas Brignoli che va a dare la mano ai due arbitri, 28 punti per Vescovi, 16 di Johnson, 10 di Conti, 12 di Riccardo Caneva, 15 di Brignoli, 11 di Calavita, 10 di Cummins, 4 di Rusconi, distribuiti benissimo dunque punti per Varese, mentre per Livorno 24 punti per Joe Bignon, Giancarlo Sacco può andare sorridente a dare la mano a Kevin Restani, con questo Antonio Franzi e Aldo Ossola ringraziano il pubblico che ci ha seguiti. Signore e signori, buonasera.